Allora, ci troviamo con Luca Garri, il nostro veterano. Allora, Luca, sono 3 anni che indossi la fascia del capitano. Quali sono le tue impressioni? Ma le impressioni iniziali, anche se abbiamo fatto solamente 2 allenamenti insieme, sono molto positive. I ragazzi, come lo erano anche l'anno scorso e 2 anni fa, sono tutti veramente bravi ragazzi. Tra l'altro Paolo Soroka parla anche perfettamente italiano, quindi questo è sicuramente una cosa che aiuta, soprattutto le prime settimane per fare gruppo. E tutti, anche Melvin, che comunque è americano, ha visto grande spirito di adattamento, grande spirito di sacrificio, è il primo comunque ad arrivare in palestra anche quando corriamo, è sempre davanti a tutti. Quindi i segnali per i primi 2 giorni sono molto molto positivi. Allora, ritrovi Spangaro e May. Come farai a far capire l'importanza di indossare la casacca bianconera? Ma quello secondo me col passare degli allenamenti, col passare delle settimane verrà da solo, perché comunque penso anche che il nostro coach abbia capito qual è lo spirito che ha animato questa squadra negli ultimi 2 o 3 anni. Io sono qua da 2 anni, comunque negli ultimi 3 anni quando c'era Demi Scavina come allenatore, e penso che sia lui comunque il primo a trasmettere alla squadra. Io ho già parlato con lui, cercherò insomma di aiutare tutti i ragazzi a capire qual è la mentalità che si respira qua a Tortona, e speriamo che di assimilarla il più in fretta possibile a tutti quanti. Veterano, ti ritrovi in un gruppo completamente rifatto. Insomma, devi fare un po' da chioccia come nei nuovi giorni. Sì, beh, sicuramente, anche se rispetto all'anno scorso l'età media è più alta, e quindi ci sono anche altri ragazzi. Vabbè, Spanghero comunque non è, diciamo, veterano, però non è neanche giovanissimo. May è un veterano come me, quindi sicuramente sarà più facile da questo punto di vista qui trasmettere a tutti quanti delle cose positive, diciamo. E quindi sarà molto più facile rispetto all'anno scorso, però sicuramente, insomma, essendo anche quest'anno il più vecchio di tutti, il più vecchierello di tutti, sicuramente, insomma, cercherò di aiutare soprattutto i ragazzi più giovani a capire, insomma, qual è la strada giusta. Grazie Certo, va bene, grazie Luca, buon allenamento. a voi. Ciao. Mamma mia! Questi leoni non mollano mai!